presenti alla premiazione della terza edizione Radice Rosso di Treviso Winter Golf Tour. La gara si è disputata con formula Stableford Handicap 3 categorie. I premi sono gentilmente offerti da vari sponsor che supportano questo circuito. Abbiamo qui al tavolo della premiazione infatti il signor Stefano Ghirardi, responsabile del... Bravo Stefano! E il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntale. Bene. Buonasera a tutti, bella partecipazione, anche tanta gente in premiazione. Stefano, quindi ci fa piacere questa terza edizione della Radicchio di Treviso, ma è una delle eccellenze italiane, la Radicchio di Treviso e il Prosecco della Val d'Abbiate, che io ormai sono e Conegliano sono conosciuti nel mondo, quindi è un merito a te che porti questa gara anche in Toscana. Grazie a tutti i partecipanti, complimenti ai vincitori, l'appuntamento agosto. 12 agosto, 12 agosto, la Prosecco Bari, perché ci sarà un bis sempre nello stesso anno. Certo. Questo è il pubblico invernale, anche se ti facciamo sbagliare una giornata quasi estiva. Guarda, ho già diffuso, guarda che colori, ho già diffuso in tutto il mondo le foto di questa serata bellissima. Bene. Allora, questa nuova scommessa, la Radice Rosso di Treviso, un'eccellenza italiana, ovviamente non conosciutissima, però già conosciuta negli anni, perché se voi vi ricordate, ma forse qualcuno si ricorda, ai tempi di Ave Minchi, la prima che ha fatto, c'era il più grande esperto della Radice di Treviso, certo, che era lo chef con cui lei faceva la trasmissione, che è Zanotto, che è stato il primo a valorizzare questa primizia a Conegliano, il famoso ristorante Tre Panocce, che esiste ancora ed è ancora uno dei migliori ristoranti. Quindi risale a 30 anni fa le prime cose con Radicchio di Treviso, ci sono dei libri, tutte le ricette del Radicchio di Treviso. Comunque la cosa più semplice è ovviamente farlo al forno piuttosto che alla griglia eccetera, ma anche il risotto che avete potuto assaggiare anche oggi è una grande cosa. Il Radicchio di Treviso non è da confrontare con gli altri travisi, assolutamente non ce ne vogliono gli amici di Chioggia, ma no, quest'altra roba a parte del merito, ma Chioggia diciamo. Quindi grazie ancora per la partecipazione. Avete assaggiato anche il tiramisù, che è sempre un'altra delle eccellenze trevisane, quindi quando vi capita, se vi capita andare a Treviso, fate un salto al ristorante Le Beccherie, dove è stata realizzata praticamente l'edizione moderna del tiramisù, che è un dolce che risale a un tempo. Quindi grazie ancora a Lorenzo, a Fernando e allo staff di Puntala. E ci vediamo ad agosto. Bene, bravo Stefano. Continuiamo con l'assegnazione dei premi speciali, iniziando con il driving contest femminile alla Muca 10. Se lo aggiudica Claudia Protani. Brava. Perfetto. Driving contest maschile alla Buca 10 lo vince Matteo Natoli. Bravo Matteo. Perfetto, vai. Nire Studio Pin femminile alla Buca 15 con 6,40 m se lo aggiudica Patrizia Civelli. Bravo. Ok. Nire Studio Pin maschile alla Buca 15 se lo aggiudica con 1,90 m Guido Bellucci. Bravo Guido. Ok, bravo Guido, vai. Premiazione del primo Super Seniores con 31 punti Alessandro degli Innocenti. Bravo. Estrazione. Il primo signore con 27 punti Anna Maria Raviola. Brava. Perfetto. Fatto. Premiazione della terza categoria con handicap di gioco da 26 a 36 si classifica terzo nel netto con 32 punti Gabriele Gaia. Bravo Gabriele. Bravo Gabriele, vai. Secondo netto di
terza categoria, sempre con 32 punti, Patrizia Civelli. Brava! Brava, radicchio a tutto spazio. Vince la terza categoria con 37 punti, Anna Laura Paolo. Brava! Brava signora, brava. Prevenzione della seconda categoria, playing handicap 18-25, si classifica terzo nel netto con 30 punti, Mario Cavallaro. Bravo Mario, Mario che bello. Bravo Mario, vai. Secondo netto di seconda categoria con 33 punti, Arianna Lenzi. Brava Arianna. Brava. Vince la seconda categoria con 34 punti Fabio Rosso. Bravo Fabio. Andiamo lì, vai. Premiazione della prima categoria playing handicap fino a 17, terzo nel netto, 32 punti Costantino. Bravo Costantino. Vino e verdura. Vino e verdura. Secondo netto, sempre con 32 punti Ingrid. Grossman. Brava signora Grossman, primo netto di prima categoria con 36 punti Simone Borgioli. Bravo. Bravo, bravo, perfetto.